Prima di tutto, ovviamente mi rivolgo ai presenti e al Consiglio Comunale a nome di tutta la lista civica per una comunità rinnovata. Prima di tutto ringraziamo tutti i nostri concittadini che ci hanno dato fiducia votando per la nostra lista. Il mio personale ringraziamento va a tutti i componenti del nostro gruppo che hanno lavorato per oltre un anno alla costruzione di un programma per la crescita e il rinnovamento di Gorla, lavorando sul passato e sul futuro, mettendo in campo competenze e professionalità arricchite rispetto al passato, un mix di continuità e di rinnovamento che ha dato nuove energie e nuove idee che avrebbero sicuramente dato slancio al nostro paese, ma che sono certo porteranno valore sia a questo Consiglio Comunale che al territorio in generale. Molte di queste persone sono particolarmente attive nel nostro paese, conosciute e lo sono per quello che fanno concretamente. Ci permettiamo una nota di disappunto sulla campagna elettorale, non tanto per recriminazioni sul risultato elettorale, sul quale stiamo facendo opportune riflessioni, quanto per porre un buon auspicio sul lavoro di questo Consiglio Comunale da oggi e per i prossimi 5 anni. Non pensiamo che i risultati si raggiungano con gli strumenti così tanto utilizzati nei mesi passati, come arringhe denigratorie, attacchi personali o con meme e giudizi sommari sui social. Questi strumenti possono avere una presa di breve periodo, ma non costituiscono fondamento per un lavoro serio. Si sciolgono rapidamente. Pensiamo che i risultati per il territorio si raggiungano lavorando con concretezza, lealtà e trasparenza. E da qui noi vogliamo cominciare. Lealtà significa essere fedeli a quanto si è promesso. Trasparenza significa condividere le ragioni delle decisioni, perché ogni decisione deve essere presa in funzione del benessere e della crescita del territorio. Correttezza significa rispetto per tutti gli attori coinvolti. Dal canto nostro promettiamo un'opposizione attenta e scrupolosa, collaborativa e fiera di un passato di risultati importanti che sono stati nascosti e screditati in questo periodo, ma che noi abbiamo ben presenti, così come li hanno ben presenti i cittadini che ci hanno votato. Vigileremo sull'operato della maggioranza e non esiteremo a far sentire la nostra voce, qualora ritenessimo che le scelte fatte non siano volte al bene e nell'interesse della nostra comunità. Proseguiremo con il dialogo con la cittadinanza. Accenni che hai fatto all'inizio sulla campagna elettorale, anzi direi che fino all'ultimo abbiamo cercato noi di essere più positivi e positivi lasciando correre molte cose. Secondo, hai fatto un esempio, un elenco di opere fatte in 20 anni, ma i desiderata messi in campo nell'ultimo anno non sono obblighi per l'amministrazione entrante da dover per forza mandare avanti. Come abbiamo già detto, per esempio su Via Torini abbiamo voluto intervenire subito perché abbiamo rivisto il progetto e siamo riusciti con gli stessi soldi a includere anche un'altra via. Detto questo, poi fai ancora riferimento a cose di 20 anni fa. Suggerisco che forse è questo che vi ha comunque, diciamo, svantaggiato durante la campagna elettorale. Continuamente ripetere di interventi fatti da precedenti giunte che risalgono a 20 e passa anni fa. I 20 anni ultimi di vostro mandato ci sono stati? Li ricordiamo? E allora perché non puntare su positivo, su quello che avete fatto, invece che continuare a, diciamo, l'aspetto negativo di questa campagna elettorale? Mi aspettavo sinceramente un intervento diverso, che fosse anche più costruttivo e potesse avvicinare di più i cittadini a quello che è stato, secondo me, una campagna elettorale che ha anche un po', diciamo, stufato e deluso molti cittadini, per cui poi non sono venuti a votare. Comunque, le scelte di quello che saranno gli interventi sul territorio aspettano la nuova giunta, la nuova amministrazione. Comunque, se siete aperti alla collaborazione, meglio lo saremo anche noi. Grazie. Deciso di cambiare. Abbiamo premiato il nostro candidato sindaco, la nostra squadra e il nostro programma.
Ringraziamo per questo come ci ha fatto il nostro sindaco e i concittadini, per averci dato questo mandato e questa responsabilità, e facciamo sapere che ci siamo subito messi a lavorare per il nostro paese. Già a partire la mattina di martedì 11 giugno, il giorno successivo alla proclamazione Fabiana, quale candidato sì, quale sindaco. Come ha detto Fabiana, il nostro lavoro lo facciamo e lo faremo non solo per quelli che ci hanno dato la fiducia, ma per tutti i gorlesi, perché è dovere di chi amministra e di impegnarsi a interesse dell'intera cittadinanza. E Fabiana, come ha detto, sarà il sindaco di tutti. Come ha precisato la sindaca, il nostro è un programma corposo, che non è limitato a 5 anni. Questo non per arroganza, ma perché riteniamo che chi amministra non deve avere una visione limitata al solo presente, ma deve pensare a una programmazione di interventi e di scelte che prevedono una gestione comune del suo territorio e dei suoi bisogni, per consegnarlo al meglio alle generazioni future. E questo comporta giustamente la costruzione di responsabilità sotto ogni punto di vista rispetto a quello che andremo a fare e andremo a proporre ai cittadini.